come più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve, non è forse colui che sta a tavola, eppure sto in mezzo a voi come colui che serve. Secondo i denigratori, questo passo significa che Pietro non poteva essere il capo della Chiesa Apostolica, perché Gesù ha fatto questo discorso. Innanzitutto, questo viene smantellato dai versetti successivi, versetto 31. Quando Gesù solo a Simone dice: conferma tu i fratelli, quindi dà una posizione di preminenza. Seconda cosa, il fatto che sorse la discussione significa evidentemente che loro sapevano che esisteva questa autorità e Cristo mette le cose in chiaro. Dice: Simone, confermali tu, conferma tu che questi stanno facendo storie. Però vedete qui Gesù Cristo non nega che nella sua Chiesa, Nuovo Israele, ci sia qualcuno che è governato e qualcuno che governa, ma afferma chiaramente che chi deve governare lo deve fare in maniera umile. Infatti lui che è il capo dice pure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Il termine reso grande è meizen, che è lo stesso di Giovanni 14, quando dice il Padre è più grande di me. È chiaro che l'essere grande non significa essere più grande in natura, ma è in autorità. E lo stesso termine è riportato qui in Luca capitolo 22. Quindi questo ragionamento non ha senso perché Gesù Cristo stabilisce chi è il capo. È certo che lo stabilisce. Quindi io direi a conclusione di questo, che cosa possiamo notare se non c'è altro chiaramente che possiamo aggiungere e via dicendo. Possiamo dire che da un punto di vista gerarchico si parla spesso di Pietro e i suoi compagni. Pietro e gli altri apostoli, Pietro e gli undici, così come dice Marco 16,7, Atti 2,37, Atti 2,14. Circa poi l'altra autorità e quant'altro degli apostoli la vedremo successivamente. Pertanto appare molto chiaro che l'autorità di Pietro è un'autorità non in virtù propria, secondo un'autorità propria, ma in vista dell'edificazione della Chiesa. Gli apostoli sono fondamenti della Chiesa, la Chiesa è colonna e fondamento della verità, ma tra questa colonna e questo fondamento della verità c'è Pietro che deve garantire l'ortodossia, assieme chiaramente ai pastori della Chiesa. Io più chiaro di così non posso essere, dopodiché lascio chiaramente ai vostri commenti. È chiaro che tanti altri episodi, no? Tipo l'episodio di Antiochia, è chiaro che quello viene smorzato, se si tiene presente che Paolo lo chiama sempre Cefa. Paolo non ha detto stai zitto che tu non vali niente, anzi si dice che poi andò sempre da Cefa, stette con lui, parlò con lui, si consultò con lui. Tertulliano, nel suo Prescrizione contro gli eretici, afferma che non è stato posto un Vangelo diverso, ma semplicemente non si sono capiti. Questo è il problema, perché in Galati capitolo 2, l'episodio di Antiochia, che è lo stesso di Atti capitolo 15, che cosa succede? Nonostante questo, Paolo comunicava la decisione alle comunità, sorse questa discussione, io non devo andare sempre d'accordo. È chiaro che comunque in questa discussione non sorse uno scisma, non nacque lo scisma, ma semplicemente fu una discussione di carattere appunto istintivo, perché Pietro era così. Cioè, si lasciava trascinare. Allora Paolo gli dice: senti, stai calmo però, se tu che sei ebreo e quant'altro, e via dicendo. È chiaro che vedeva un'autorità, perché in Galati 2 si dice che Pietro e Giacomo diedero, Giovanni diedero a Paolo la loro destra in segno di comunione. Ed è chiaro che questa comunione, tu dici, siamo d'accordo. La problematica sorse da un punto di vista caratteriale, non perché viene fondato un nuovo Vangelo. Qui non è in discussione neanche l'infallibilità, quando piuttosto è una questione chiaramente tecnica, caratteriale. Io mi fermerei qua e concludendo vi dico, in base a questo schema, innanzitutto capo della Chiesa è Cristo. I capi della Chiesa sono fatti in maniera chiaramente visibile, che affondano e affondano la loro autorità in Cristo stesso. Primo. Punto numero secondo. Cristo è la pietra, roccia, pietra d'angolo, ma ha dato anche a Simone di essere la cefa della sua comunità. Secondo, Cristo ha ogni potere, però ha detto a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Cristo è il buon pastore, ma ha dato a Simone di governare, secondo le terminologie greche, la sua chiesa.
È chiaro che tutto questo Simone lo fa quando Cristo ascende al cielo e possiede ed è investito di questa autorità, non successore di Cristo, ma suo rappresentante. Dopodiché, mi dispiace per i denigratori, io non ci posso fare niente, attendete i prossimi video dove spiegherò un po' la successione nel corso dei secoli e la venuta di Pietro a Roma. Grazie.